Ben ritrovati amici di Ionica TV e di Radio Laser dal Caffè alla Siesta per questa nuova puntata di Pausa Caffè. Siamo oggi in compagnia di Francesco Lattarulo e di Massimiliano Padula, rispettivamente dei Giovani Democratici e del Movimento dei 30. Perché la loro presenza qui? Per capire ancora una volta quali sono le aspettative dei giovani di Policoro dalle prossime elezioni amministrative. Però prima di tutto vorrei partire da un dato. Il dato è quello delle liste, del numero dei candidati sindaci che si sono ufficializzati martedì scorso, esattamente 17 liste, 6 candidati sindaci per un totale di quasi 270 candidati. Quella che io chiamo, a mio avviso, una parentopoli, perché alla fine vince, nel senso buono, vince chi ha la famiglia più numerosa. È così? Si rischia di avere una democrazia falsata in questo caso, Lattarulo? Ma saluto tutti gli ascoltatori e videoascoltatori. Guarda, io credo che questa parentopoli, come la chiami tu, sia sintomo di una contingenza elettorale. Mi spiego: il sistema elettorale attuale ti costringe, tra virgolette, a comporre più liste possibile, perché il seggio scatta sui voti di lista e non su quelli personali. Questo purtroppo, e ahimè, sfocia nell'improvvisazione. Tutti si sentono politici in un'era in cui domina l'antipolitica, ahimè, e domina anche quella che è la società civile. Tutti abbiamo ascoltato, insomma, molti movimenti, molti candidati sindaci che si ritenevano figli della società civile. Noi, a differenza di tutti gli altri, siamo impegnati politicamente da più di 4 anni, con un obiettivo e con una voce: dare voce al nostro partito, portare nel nostro partito, insomma, tutte le ansie, tutte le aspettative di noi giovani. Ci siamo riusciti e adesso ci candidiamo nella lista ufficiale del nostro partito, proprio per rappresentare quello che è un mondo giovanile che ci sostiene, partendo da quello che è l'impronta culturale, partendo da quello che è la nostra idea di Policoro 2012, ma sicuramente di Policoro 2020. Non sarebbe meglio, Padula, fare poche liste ma con nomi selezionati, in modo anche da risultare più forti e magari portare anche più seggi al partito, alla stessa lista? Sì, innanzitutto saluto anch'io gli ascoltatori, ed è esattamente quello che ha fatto la mia coalizione. Noi, quando iniziamo l'avventura di 30, partimmo da questa necessità, cioè quella di riuscire a dare un cambio a questo modo di fare politica un po' troppo deviata in molti aspetti, e noi abbiamo voluto puntare un attimo su quell'orgoglio che la nostra generazione deve avere, l'interessamento obbligatorio che noi trentenni dobbiamo avere per il futuro di questa città. Questa fase preelettorale ha dimostrato che questa tendenza comunque è sempre più viva, e la nostra scelta, noi come Movimento 30 e noi come coalizione a sostegno di Rocco Leone, abbiamo fatto una scelta di presentare 3 liste abbastanza omogenee che debbano garantire e trasmettere la governabilità, perché il problema serio di questa che tu chiami familiarizzazione o militarizzazione delle liste purtroppo porterà inevitabilmente a un'ingovernabilità, come la storia ci insegna del resto. Quindi bisogna avere il coraggio in questo momento molto particolare di provare a dare un valore al voto. Quindi dobbiamo fare la lotta contro questa militarizzazione, e noi siamo ben sicuri e sereni di rappresentare una coalizione molto credibile, soprattutto in termini di stabilità per il dopovoto. Hai parlato di ingovernabilità. Le ultime due amministrazioni, le esperienze delle ultime due amministrazioni si sono concluse anzitempo. Che cosa vi aspettate da questa tornata amministrativa? Noi da questa tornata amministrativa ci aspettiamo che vinca il voto libero, che abbia un peso il voto libero. Questo, al di là che vada dalla mia parte o da un'altra, però io spero che si abbia in questa tornata elettorale la consapevolezza del voto, perché in questa situazione si può perdere il senso, e quindi noi ci troviamo di fatto come se fosse quasi una festa o una gara o un torneo di calcio, io amo definirlo così, quando in realtà le elezioni amministrative sono una cosa serissima. E quindi io mi aspetto e spero di parlare, io insieme ai miei compagni del movimento e alla mia coalizione, a quella gente libera, consapevolmente libera. Questo ci aspetta.
Per quanto riguarda invece voi giovani democratici, qual è, che cosa vi aspettate che esca fuori da queste elezioni? Guarda, come giovani democratici noi abbiamo la consapevolezza di avere il candidato più giovane della tornata elettorale a sindaco Gianluca Marrese, ma forse anche il candidato più giovane della storia delle amministrative di Policoro. L'ingovernabilità, guarda, questi dei 6 candidati sindaci, 3 hanno preso parte all'ultima amministrazione. Queste 3 candidature, diciamo del centro-centrodestra, sono figlie dell'esperienza governativa di Lo Patriello, per noi insomma molto 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 insufficiente. Noi ci proponiamo insieme al nostro sindaco di dare un volto nuovo a questa città. Da troppo tempo questa città è deficitaria su argomenti come cultura, come trasparenza, come innovazione, come rinnovamento della politica, come nuovi mezzi di comunicazione della politica, come partecipazione politica e partecipata di generazioni intere, di parti civili, di associazioni. Le associazioni culturali sono state tremendamente ignorate da questa amministrazione uscente e logicamente gli attori che hanno composto, che compongono queste 3 liste, 3 sindaci, più di tutti il sindaco facendo funzioni, l'ex sindaco facendo funzioni Rocco Leone, insomma nell'esperienza di questi ultimi 12 anni, ha governato 10 anni, quindi io mi domando e faccio la domanda a Massimiliano: come può interpretare una nuova voglia di politica, una nuova interpretazione di politica? Intanto, mentre sono arrivati i nostri caffè offerti dal bar La Siesta, io ne approfitto per chiedervi una parola molto ricorrente: il cambiamento. Un cambiamento che però non vuol dire solamente cambiamento generazionale, perché si può essere giovani ma avere idee vecchie. Che cosa vuol dire per voi cambiamento? Sì, innanzitutto rispondo a lui, visto che io mi riferivo a un'ingovernabilità dovuta al sistema elettorale, quindi possiamo prendere anche l'esperienza della precedente ancora amministrazione, quella di Serafino Di Sanza, che è durata ancor meno e dove il suo candidato singolo comunque ne è stato protagonista di quella crisi stessa. Cambiamento sono le proposte. E noi per proposte abbiamo realizzato un programma che poi sarà quello ufficiale della coalizione Rocco Leone, incentrandolo su 4 aree, ma soprattutto queste proposte, che magari dopo entreremo nel merito suppongo, devono essere proiettate a una progettualità, perché noi soprattutto come generazione dobbiamo immaginarsi una città da qui a 10 anni, dobbiamo costruirla questa città da qui a 10 anni. Quindi il cambiamento sarà nei fatti, nei modi di fare, in innovazioni tecnologiche, riuscire a capire l'evoluzione dei mercati nel quale le nostre imprese, il nostro turismo e i nostri settori si imbattono, e il ruolo dell'ente che deve essere molto più partecipato, aperto e vicino alla gente da questo punto di vista. Per voi giovani democratici invece cosa significa cambiamento, Lattarulo? Guardi, cambiamento, io penso questo: noi abbiamo fatto non opposizione come organizzazione giovanile, ma abbiamo fatto un sacco di proposte a questa amministrazione uscente, tipo anagrafe pubblica degli eletti, cestinata, forum dei giovani, cestinato. L'anagrafe pubblica degli eletti è quello che tutti oggi chiamano come trasparenza. Noi l'abbiamo portata in consiglio comunale, il vice sindaco Leone, il sindaco Lo Patriello, il presidente del consiglio l'hanno cestinata, non hanno nemmeno discusso. Quindi io dico, proposte a costo zero come quella che era proprio il primo, l'anagrafe pubblica degli eletti, l'istituzione del forum dei giovani, sono state cose non percepite proprio da questa amministrazione. Cambiamento significa percepire e farle proprie queste cose. Mi domando, perché una proposta che abbiamo fatto e che è inclusa nel nostro programma elettorale, tipo il wifi libero nel centro della città, nel centro storico, sul lungomare, nella biblioteca, nelle scuole, non è stata proprio presa in considerazione da questa amministrazione? Noi ne faremo una bandiera, perché interpretiamo anche la cultura, l'innovazione culturale che ci deve essere in noi giovani attraverso queste piccole esperienze. Mi immagino quello che può essere l'ambiente, perché questa amministrazione non ha previsto, insomma,
insomma, il rifacimento di tutte il rifacimento ecosostenibile dell'energia dei nostri enti. Perché non sono stati messi dei pannelli fotovoltaici, per esempio, per distribuire energia all'ospedale, al comune, a tutti i servizi pubblici? E poi mi domando, e faccio per piccola provocazione a Massimiliano, se queste cose non sono state percepite in questi anni, perché li fanno propri come spot elettorali in questa tornata amministrativa? Padula risponde: ormai ti sei sostituito al ruolo di giornalista quasi. No, risponderei se fossi io l'interlocutore al quale deve chiedere e fare queste domande come passata amministrazione. È chiaro che noi abbiamo un progetto nuovo, siamo una coalizione nuova, non siamo la vecchia amministrazione che è da tutt'altra parte, chiaramente. Quindi i temi che dice lui sono temi condivisibili, per carità. Noi abbiamo una proposta, ad esempio, sulle nuove tecnologie e di partecipazione, che è l'apertura e quindi la completa digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi un open government che permetta effettivamente la trasparenza e l'efficienza nel servizio. Quindi immaginiamo una documentazione che arrivi in forma cartacea solo al protocollo e che venga messa subito a disposizione dei funzionari comunali e di conseguenza anche della popolazione. Stessa cosa vale per le nuove tecnologie applicate al turismo, al cercare di creare Policoro come prodotto turistico unico. Tra poco ne parleremo di turismo in particolare. Sì, quindi il nostro programma, noi ci presentiamo con una coalizione nuova, quindi le domande che ha rivolto a me non penso che le debba fare a me, voglio dire. Essendo nuovi, quali sono secondo voi le priorità, le tre priorità che deve assumere una giunta appena insediata? Beh, le priorità nel fatto specifico di Policoro sono innanzitutto vedere un attimo la situazione della raccolta differenziata, nel senso che c'è un problema fattivo della città, è tangibile. Quindi la prima cosa da fare è risolvere questo problema, quindi vedere il bando, capire come intervenire. Altra priorità è quella della realizzazione dei comparti abbandonati per la città, perché penso che le case degli abitanti di Policoro e quello che si trovano immediatamente di fronte alla porta debba essere degno di una città civile, questa è un'emergenza. E dopodiché bisogna fare la progettualità. Questo che vuol dire? Per noi è importante capire che la situazione prevede delle risorse sempre più mancanti, quindi noi dobbiamo essere capaci di fare una programmazione che prevede il reperimento delle risorse, la massimizzazione di quelle già attuate e quindi volgerle poi in un programma progettuale che abbia degli obiettivi a medio e lungo termine. Policoro ha bisogno di essere costruita sotto tanti aspetti. Un'idea per reperire queste risorse? Quale potrebbe essere? Per reperire queste risorse è un nostro cavallo di battaglia, quello è l'istituzione di una figura, se non proprio di un ufficio, addetto al reperimento dei fondi. Questa è una figura che secondo noi nel comune di Policoro è necessaria, perché esistono delle opportunità per fare azioni a costo zero in quasi tutti i settori, compreso anche la tutela dell'ambiente, che anche per noi necessariamente è una cosa da salvaguardare. Ad esempio sappiamo che esistono dei bandi per togliere l'amianto dai fabbricati e trasformarlo in fotovoltaico. Il comune potrebbe realizzare un protocollo d'intesa per aiutare i cittadini che devono fare questo. Quindi il reperimento di fondi per noi è fondamentalmente l'istituzione di questa figura che dia adito e che non sia soggetta politicamente, chiaramente, quindi pagata per fare questo e legata a un risultato che deve essere quello del reperimento dei fondi. Questo è uno dei punti che... Per quanto riguarda voi invece, Lattarulo, quali sono le tre priorità della città di Policoro? Guarda, io credo che l'urbanizzazione della città non può non essere priorità dei 100 giorni della futura amministrazione. Innanzitutto completare quelle che sono le opere, tipo le rotatorie, tipo tutto quello che è previsto nei contratti di quartiere, quello che
appunto questa amministrazione uscente non è riuscita a fare. Quindi innanzitutto insomma recuperare e rilanciare e concludere le opere pubbliche, poi inevitabilmente dare spazio ai cittadini, rilanciare su e mettere al centro figure come l'agricoltore, come il turista, cioè parlare non per spot di queste cose, ma immaginare una nuova idea di turismo, una nuova idea di agricoltura, che sicuramente sarà la prossima cosa che diremo. Non possiamo non parlare di cultura, l'ho appena detto, dobbiamo inevitabilmente capire come possiamo rilanciare la cultura e come anche la cultura può essere fonte primaria di imprenditoria giovanile, di annessi, di nuove figure, di l'isolamento istituzionale, quello che insomma parlava Massimiliano, perché inevitabilmente per 5-6 anni Policoro è stata esclusa o forse isolata istituzionalmente anche per reperire fondi, cioè non ha avuto un ruolo centrale. Beh, recuperare tutto questo inevitabilmente sarà priorità dei 100 giorni della futura amministrazione. Ci sono stati però, diciamo, 50 milioni reperiti per il contratto di quartiere. Infatti il contratto di quartiere deve inevitabilmente, cioè l'amministrazione comunale uscente non è stata nemmeno capace di concludere il contratto di quartiere, quindi dobbiamo mettere al centro, immaginare nuovi bandi e concludere e rilanciare quello che prevede il contratto di quartiere 2 e il contratto di quartiere per quanto riguarda anche, e non possiamo immaginare di non finire opere pubbliche come la piazza centrale del lungomare, non possiamo non prevedere un'area di recupero dell'entrata di Policoro, di via Nicotera, di Policoro Est, quella vicino al castello, dell'area castello, dell'area della piazza vicino a piazza Eraclea, le scuole di via Dante, eccetera. Un piano di recupero per quanto riguarda la zona artigianale del Basso Sini, per quanto riguarda l'area dell'ex zuccherificio, insomma ce ne sono tante di cose da fare per la futura amministrazione e credo che ci sono i margini giusti e solidi per amministrare 5 anni questa città. Un'altra delle parole chiave che saranno, diciamo, al centro di questa prossima campagna elettorale è quella della legalità. Noi abbiamo già dedicato una puntata al tema della legalità in passato. Che cosa rappresenta, che cosa vuol dire legalità? Legalità per la nostra generazione deve essere un punto di partenza e fondamentale, perché la mancanza della legalità, ma io aggiungerei anche della responsabilità, insomma, e della mancanza di meritocrazia, sono la causa dei nostri problemi. Io quando abbiamo iniziato questa avventura eravamo consapevoli delle difficoltà che abbiamo e che credo abbia anche chi fa percorsi diversi. Legalità vuol dire dare accesso a tutti alle stesse opportunità, quindi in un'amministrazione è chiaro ed importante ritornare ad esempio al valore primario che hanno le long list di forniture di consulenti, quindi dare le stesse opportunità a tutti i professionisti e tutti agli stessi fornitori. Ritorniamo sempre al discorso di digitalizzazione, quindi mettere tutti gli atti del comune immediatamente disponibili ai cittadini. Questa è la legalità che va tutelata e quindi è uno dei beni primari che la nostra generazione deve tutelare. Per voi Lattarulo? Guarda, sono d'accordo sul fatto che i temi come la legalità, la democrazia, la trasparenza siano temi trasversali. Per noi giovani che ci proiettiamo a un rinnovamento che non è anagrafico ma è sul merito e sulla politica, non possiamo non guardare assieme a questi problemi. Figure come il Forum dei Giovani serve proprio a questo, avere una figura istituzionale anche di un movimento giovanile, farci promotori noi in ogni partito, in ogni movimento di un rinnovamento fatto sulla politica. Credo che dobbiamo riacquisire la politica come tema centrale. Lì dove c'è la cultura politica, lì dove c'è il merito politico, penso ci sia un nuovo modo di fare politica e un nuovo modo di essere anche un po' più legali. Un altro dei temi, diciamo, fondamentali di Policoro, per uno sviluppo di Policoro, è quello del turismo. Prima abbiamo sentito parlare di tutela dell'ambiente, come si può conciliare la tutela dell'ambiente con uno sviluppo turistico della città?
Beh, la tutela dell'ambiente con lo sviluppo turistico della città vuol dire portare anche il turismo verso l'ambiente. Quindi noi il turismo è un discorso molto complesso e che necessita di soluzioni, azioni diverse. Innanzitutto quello dell'offerta, cioè secondo noi è importante riuscire a dare a Porticoro un'offerta turistica abbastanza univoca, cioè nel senso noi dobbiamo riuscire a trasformare Porticoro come prodotto unico da vendere a livello turistico. Su questo però, che è un'azione, va sviluppato il discorso di accoglienza. Quindi è chiaro che c'è bisogno di aumentare la ricettività, però farlo anche con criterio, quindi anche altre forme di ricettività devono essere sviluppate e sicuramente il turismo deve passare dall'unione degli operatori turistici, cioè l'ente comune deve avere la capacità di riunire e mettere insieme gli operatori, proprio perché se noi immaginiamo un turista che viene a Porticoro, chiaramente innanzitutto è disorientato, perché non sa cosa fare fondamentalmente. Quindi per fare turismo ci vuole promozione e ci vuole anche sviluppo dell'accoglienza con i vari servizi che comunque sono ancora carenti nel nostro territorio. Questo si concilia tranquillamente con l'ambiente, perché il turismo ambientale è un turismo che noi possiamo fare, possiamo sfruttare tra il mare e le risorse che abbiamo, anche sfruttando l'entroterra, quindi Porticoro come punto d'appoggio per scoprire anche quello che c'è nell'entroterra della Basilicata. Sta secondo me ad unire l'offerta nella maniera migliore possibile e aumentare i servizi di ricettività, servizi puri per il turismo. Per intenderci, l'idea tipo i villaggi turistici che stanno nella vicina Nova Siri o a Scanzano o a Metaponto, dove le strade sono sempre pieni, però di turisti nei paesi se ne vedono pochi, è fattibile o no? È fattibile, ma nella misura giusta, cioè non deve essere una strada unica. Noi è un turismo che comunque cambia il mercato del turismo, non esiste più, cioè non è che non esiste più, è diminuita la famiglia che viene un mese ad agosto, in realtà il turismo è destagionalizzato, esiste un turismo mordi e fuggi molto importante da recepire, la destagionalizzazione, quindi i villaggi turistici sono una forma di turismo non necessariamente da seguire solo per quella strada, io ritengo questo, noi riteniamo quello. Villaggi turistici sì o villaggi turistici no? Ma secondo me arrivo da una panoramica per arrivare anche nel concreto a quella che è la nostra idea di turismo. Inevitabilmente quando preferisco immaginare il turismo non dal punto di vista teorico ma pragmatico, immaginare i turismi, i vari segmenti del turismo, Porticoro non può non crescere se non investe sul cineturismo, il turismo rurale, il turismo culturale, il turismo sportivo. Noi abbiamo il mare che è una grandissima risorsa. Investire sullo sport acquatico, investire su quello che può essere il turismo sostenibile, turismo rurale, quando il turismo rurale si lega ad agevolazioni per non so, immaginare nuovi bed and breakfast, nuovi agriturismi, guardare trasversalmente il prodotto turistico partendo anche da un'idea nuova di agricoltura. Investire su un prodotto come la fragola può inevitabilmente creare nuovi sviluppi non solo sul turismo, sul turista, ma anche su un prodotto, creare il brand Porticoro come insomma si deve creare necessariamente il brand Basilicata, creare quindi e immaginare Porticoro non come come un prodotto solo ed esclusivo, ma anche come una destinazione turistica, che è tutto quello che è previsto anche in un buon PTR, il piano turistico regionale. Le linee sono state tracciate e penso che si può fare meglio, ma sicuramente c'è un buon inizio. Sull'idea del villaggio, guarda, i villaggi sono buoni se sono messi a sistema, se sono delle piccole oasi chiuse non servono
al prodotto, al PIL policorese. Dobbiamo creare dei nuovi canali anche di partenariato tra il pubblico e il privato, tra anche da un sistema culturale di promozione, sulla comunicazione policoro, è stato fatto poco e se è stato fatto è stato fatto male. Noi abbiamo bisogno non di spendere soldi senza una cognizione di causa, ma abbiamo bisogno di capire in maniera efficiente come può essere promosso il nostro territorio, e credo che comunque attraverso tutto un marketing turistico e anche tecnologico, insomma, ed ecosostenibile. Sono molto gratificato dalle parole di Massimiliano, perché anche nelle nuove generazioni di centrodestra si ha un'idea anche progressista del futuro e dello sviluppo. Quindi, insomma, credo che su queste cose noi possiamo fare bene, e vedo anche una linea comune di sviluppo. Hai accennato più volte nei tuoi interventi del problema dell'agricoltura. L'agricoltura di Policoro è un'agricoltura molto specializzata, che richiede ingenti investimenti, perché cambiare un intero frutteto non è una cosa che si può fare tutti i giorni, come magari con un campo di pomodori, come avviene in altre zone della Basilicata. Che cosa serve all'agricoltura di Policoro? Io credo che innanzitutto deve ritornare a parlare di questi temi l'agricoltore, cioè nel senso l'agricoltore in questi anni è stato emarginato dalla politica policorese. Rimmaginare soluzioni come il mercato contadino di filiera, cioè filiera corta, dove si può produrre e vendere nell'immediato senza grandi passaggi trasversali di continui subappalti, non serve. L'immediatezza del fornitore, del produttore e cliente deve essere molto più corta. Quindi noi dobbiamo inevitabilmente mettere al centro di tutto l'agricoltura e l'agricoltore, anche immaginando tavoli con la regione, con lo Stato. E questo è l'emarginazione dell'agricoltura è stata anche purtroppo causa dell'isolamento istituzionale che Policoro ha avuto. Quindi è giusto rimettere al centro Policoro, rimettere al centro anche le istituzioni, perché questi problemi vanno risolti e non vanno risolti con spot. Quindi diffidiamo di quelli che vengono con la bacchetta magica a prometterci un futuro così roseo, ma i problemi vanno affrontati con ponderazione, con merito, e credo che comunque l'agricoltura e il turismo devono comunque inevitabilmente passare da un intermediazione tra il comune, la provincia, la regione, e quindi anche il reperimento di fondi che possono essere nazionali e europei. Per voi invece il problema dell'agricoltura come va affrontato, Padula? Io credo che gli agricoltori, sì, l'emarginazione relativamente, nel senso che nell'agricoltura ci sono numerosi attori, hanno le loro associazioni, hanno i loro consorzi, ed è vero il problema di una filiera troppo lunga che ha messo magari chi, il produttore direttamente, in difficoltà in tutti questi anni. Penso che l'aiuto che si può dare all'agricoltura da parte dell'ente sia innanzitutto quello, ritorniamo sempre al discorso della promozione del territorio e quindi lo sviluppo che può avere il prodotto Policoro in sé, e quindi inevitabilmente come agricoltura, è quella di aiutarli ad entrare magari anche in mercati più lontani e differenti. Questo è un ruolo importante, saperli magari unire per metterli insieme e accorciare la filiera, magari unendoli, facendoli più grandi, e andare in altri mercati insieme. Questo lo si può fare magari pensando anche a una piattaforma logistica da fare in questa città, perché era una cosa che girava un po' nell'aria, era un'idea che c'era e che secondo me si può studiarne la fattibilità sicuramente, per una piattaforma logistica dei produttori a Policoro. Una ultima domanda prima di chiudere: un problema dei giovani lucani in generale di tutta la regione è quello che sono quasi costretti ad andare fuori regione per trovare lavoro, e poche volte esistono sbocchi per ritornare indietro. Questa è una delle motivazioni per il quale è nata Trenta,
Questa è una domanda che potremmo stare qui ore a parlarne. Il problema dei giovani lucani è sotto gli occhi di tutti. Noi magari più di altre regioni subiamo ancora questa emigrazione forte di cervelli e di ragazzi che purtroppo qui non trovano sbocchi, perché sono costretti magari anche solo a chiedere il piacere per trovare gli sbocchi. È un sistema che non va, le politiche evidentemente di lavoro e di sviluppo regionali sono sbagliate da almeno 20 anni, perché poi sono i risultati quello che devono parlare. Se noi ci abituiamo a leggere i dati, no, non possiamo che bocciare qualsiasi tipo di politica di sviluppo di lavoro fatta in questa regione. Magari lui potrà rispondere in maniera più dettagliata. Magari non è proprio tutto da buttare, ma che cosa si può fare per far tornare i giovani lucani ed evitare questa fuga? Allora, la fuga va anche vista. L'importante è l'investimento, ti spiego. L'investimento è nella risorsa del giovane. Non tutti i giovani che vanno fuori a studiare, io mi sono laureato a Rimini, studio a Bologna e voglio tornare qui e mettere a sistema tutto quello che è la mia conoscenza per il mio territorio, dove voglio insomma crescere la mia famiglia. Il problema dell'emigrazione giovanile legata alla Basilicata ha, come diceva Massimiliano, possiamo parlare fino a domani mattina, ha secondo me due problemi fondamentali. Uno, la Basilicata inevitabilmente fa i conti, si scontra con un piano strategico di sviluppo che non arriva negli ultimi 10 anni, ma è legato a politiche fatte da almeno 60 anni. Gli investimenti sulla Basilicata ora si iniziano a fare. Due, non tutto, cioè si può fare molto e si può fare sicuramente meglio. Però tutto parte dalla nostra volontà. Io non voglio addentrarmi in discorsi provocatori, però credo che Massimiliano anche su questo è concorde con me. Faccio un appello, insomma, ai giovani policoresi, trasversale, che è quello. Facciamoci promotori di noi stessi, investiamo su quello che può essere anche una nostra idea di imprenditoria, di una nostra idea di commercio, in una nostra idea anche di operaio messo a disposizione della nostra città. Diffidate da quelli che vengono in questo periodo a promettervi posti di lavoro. Non vedete la politica come un ufficio di collocamento, anzi vediamo la politica come una proposta, come un legarci tra di noi e capire bene quali sono le condizioni che ci possono portare a uno sviluppo di Policoro e della Basilicata. Che poi sarebbe questo il senso della politica, il motivo per cui è nata. Io, amici di Ionica TV e di Radio Laser, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pausa Caffè, ricordandovi che seguiremo tutta la campagna elettorale di Policoro, ma non solo. Arrivederci.